ci aveva piacevolmente sorpreso a Riccione nel trofeo Adriatico e che oggi si trova a gareggiare con i migliori piloti italiani, tra i quali il campione in carica Renzo Pasolini sulla Benelli 4 cilindri, Grassetti su Java, Bergamonti su Aermacchi, Michelotti su Yamaha, Ambrosini su una 3 cilindri MV non ufficiale con il numero 1, con il numero 71 Michelotti e Pasolini con il numero 2. Mancano 15 secondi alla partenza. Piloti, gareggiate al massimo delle vostre possibilità, rispettando quelle degli avversari. Allontanarsi! Pronta partenza di Ambrosini, che conquista il comando della corsa con Pasolini in veste di inseguitore. Alla S, subito dopo il via, Ambrosini in testa, tallonato dal numero 2 Pasolini, dal concorrente numero 6 Mandracci, dal numero 26 Margiacchi, il 54 Marculli, poi il 75 e il 25. Sul rettilineo di fronte alle tribune, Ambrosini forza l'andatura per staccare il suo inseguitore, che però risponde all'attacco restandogli a ruota. Alla fine del primo giro, i due battistrada, in un entusiasmante duello, si sono separati dagli altri concorrenti con un distacco incolmabile, trasformando la gara in uno scontro a due. Alle staccate ritardate di Pasolini, Ambrosini risponde con brucianti accelerazioni e con maggiore regolarità nell'impostare le curve. Vediamo che Ambrosini perde terreno nelle decelerazioni, ma riesce a impostare e riaprire un nuovo confronto dell'avversario. Eccoci alla curva che immette nella dirittura d'arrivo. I due battistrada doppiano alcuni concorrenti. Ambrosini conclude il secondo giro con l'eccezionale tempo di un primo 38 secondi alla media oraria di 139.591. Terzo è Grassetti. Nel doppiare altri tre concorrenti, Pasolini ha la peggio sul suo diretto avversario e perde alcuni preziosissimi decimi di secondo. Ambrosini continua la corsa guadagnando ancora terreno sull'inseguitore e alla curva del Campare il suo distacco è di quasi 3 secondi. Entrare nella prima dirittura della variante. Pasolini gli ha le costole e, approfittando della staccata di Ambrosini, recupera lo svantaggio riguadagnando la ruota dell'avversario. All'uscita della variante, la Benelli di Pasolini ha una leggera sbandata e Ambrosini riguadagna terreno con una pronta accelerazione. I due campioni sono di nuovo insieme alla conclusione del terzo giro. Ambrosini controlla sempre bene il suo inseguitore, che non sembra voler rinunciare alla lotta. Alla doppia curva ad S per un momento sono affiancati. Seguono nell'ordine Grassetti su Java e Bergamonti, che è al quarto posto. Del Campale, Pasolini riesce a ritardare maggiormente la frenata e passa al comando sul rettilineo centrale della variante interna. Il pubblico segue con grande entusiasmo l'appassionante duello e al passaggio in dirittura d'arrivo applaude calorosamente il campione d'Italia, che conclude il quarto giro al comando della corsa. Secondo a pochi decimi Ambrosini, mentre quasi tutti gli altri concorrenti sono stati doppiati, escluso Grassetti su Java, che conserva il terzo posto. Il vantaggio di Pasolini su Ambrosini è ora di un primo e 4 secondi. Ma il giovane e sorprendente avversario del campione italiano chiede tutta la sua macchina e dall'entrata del rettilineo centrale lo raggiunge. Eccoli di nuovo in coppia all'ingresso della curva della variante, che il pilota della Benelli affronta al largo. Ambrosini prova lo spiraglio giusto e lo sorpassa all'interno. Dai Mino, dai, che ce la fai stavolta! È un amico mio questo, eh! Ambrosini è di nuovo in testa! Davvero eccezionale questa corsa, che continua a darci sempre nuove emozioni. Mancano ancora due giri alla conclusione della gara. Al quinto passaggio in dirittura, il tempo di Ambrosini è di un primo, 37 secondi e 4 decimi. Record della pista è comunque il giro più veloce e difficilmente eguagliabile. Il duello tra i due protagonisti del trofeo Unipol continua con la stessa combattività dei primi giri. Anche Grassetti, che conserva il terzo posto, vedi, è stato doppiato alla vetta, mentre tutti gli altri concorrenti sono stati doppiati più volte dai battistrada. Ma torniamo al motivo conduttore di questa gara, il testa a testa di Ambrosini e Pasolini,
bello. Concludono il quinto giro nel... Stringilo! Ambrosini continua a controllare bene i tentativi dell'inseguitore senza tuttavia riuscire a distanziare. Stavolta ci siamo. Guarda che se non vinci, devi vincere. Ma in accelerazione Ambrosini riesce nuovamente a riguadagnare qualche decimo di secondo. Ecco che Pasolini tenta il tutto per tutto. Con una staccata da cardiopalma riesce a superare nuovamente l'avversario. E anche vittima di una leggera sbandata in uscita. Ambrosini si riprende bene e si butta all'inseguimento, ma ci sembra che la sua 350 non gli risponda più bene e vediamo che perde molto terreno. Il distacco di Pasolini dopo la curva del Campale è molto forte. Pasolini entra da solo nel rettilineo d'uscita della variante. Dalla nostra postazione non vediamo più Ambrosini, forse nascosto alla nostra visuale dagli aeroplani in pista. Certamente è vittima di un guasto, peccato. È la seconda volta che vediamo sfuggirgli la vittoria. Pasolini entra in dirittura d'arrivo e taglia vittorioso il traguardo. Meritatissima la fermazione.